Piero Carosso, storico giornalista cuneese, sempre al seguito del Cuneo Calcio, grande amico di Nino Callipo che si è spento, scomparso ieri sera. Quindi prima di tutto ti chiedo, Piero, un ricordo umano di una persona a cui eri molto legato e che non c'è più. Sì, intanto bisogna subito dire che Nino Callipo era lo storico di Cuneo, un'enciclopedia per quanto concerne il calcio a livello dilettantistico e non incredibile. Io con Nino ho passato degli anni incredibili, abbiamo fatto insieme tante battaglie, tra virgolette, sportive in giro per non soltanto nella nostra regione, ma quando il Cuneo giocava ancora in C1, in C2, siamo andati in giro insieme a Walter Vercellone. È veramente una perdita importante per quanto concerne il calcio cuneese. Una persona squisita, una persona che quando avevi bisogno di qualcosa, forse era un po' rude, un po' burbero, ma era una persona incredibilmente affabile e io posso dire soltanto che mi mancherà tantissimo come mi è mancato Pinin, come mi è mancato Marino Serra. Praticamente Marino, Pinin e Nino Callipo sono i personaggi in cui ero molto molto legato. Una grande competenza anche calcistica aveva Nino Callipo, come hai detto tu, era un'enciclopedia vivente, si ricordava tutto, era stato dirigente del Cuneo Calcio maschile, ma soprattutto lo ricordano tutti anche per essere stato il primo allenatore del Cuneo Calcio femminile, Femminile. ha aperto una Ha aperto la nuova era, perché nuova era. se adesso la formazione femminile è in Serie A, che tra l'altro presidente Eva Callipo, la figlia di Nino, è una continuazione che dà e darà dei grandi frutti a livello di football, a livello femminile. E non dimentichiamo che Nino è stato anche un giocatore del Cuneo Calcio ai tempi di, io parlo ai tempi di Bonomelli, di Toneguti, di Cani, insomma, era anche lui nel mondo del calcio, era molto molto competitivo. Difatti, quando andavamo a vedere le partite insieme, dopo 10 minuti io e lui dicevamo già, e oggi il Cuneo gioca bene e invece gioca male. E così era, perché insomma era molto molto competente. Quindi una figura che mancherà insomma a tutto il mondo sportivo, calcistico in generale. E poi tra l'altro in cabina stampa, poi tu lo sai meglio di noi, eravamo proprio vicini, vicini sia a seguire il Cuneo Calcio che a seguire il Bra, e tra l'altro ne approfitto a fare le condoglianze a tutta la famiglia anche da parte di Danilo Lusso e di tutto il suo staff e tutto il Bra, che logicamente sono molto vicini alla famiglia. Mancherà tantissimo sia a noi che agli sportivi.